Allora, siamo con Annalisa. Intanto, eccomi. Come stai? Ma guarda, sto bene, ti dirò, sto bene. Sono agitata, è inutile negarlo, bisogna dire la verità. E sono anche impaziente, ho voglia di andare sul palco, sono stufa di aspettare, però farò in modo che l'attesa renda tutto ancora più bello. Parliamo del tuo brano, che si chiama? Il Diluvio Universale. Perfetto, e di cosa parla? Allora, Il Diluvio Universale è una canzone per me molto importante, molto intensa, ed è una canzone che ho scritto io insieme a Diego Calvetti, che dirige l'orchestra, e è un tentativo di definire l'amore, cercare di afferrare che cosa sia. Il fatto che sia impossibile era chiaro fin da subito, e la cosa bella è stata vedere poi che cosa è successo, no? Cosa è diventata questa canzone, ed è si è trasformato tutto in un flusso di coscienza vero e proprio, di ricordi, emozioni, immagini, momenti importanti e decisivi della vita mia finora, ovviamente. È come se fosse un po' un punto della situazione, no? Sai quando fai il punto della situazione, in mezzo ci sono i ricordi, quelli belli, quelli meno belli, i momenti di delusione, ci sono invece i momenti più grintosi, quando invece non ti arrendi c'è la speranza, c'è tutto questo dentro, è tutto molto emozionante, e da qui il titolo, perché in realtà il diluvio universale sta per diluvio di parole. Ok, abbiamo detto quindi, scritto anche da te, l'attenzione si sposta sui testi, e qua veniamo al giochino che ti stiamo per fare. Dai, oddio. Allora, ti diremo delle parole tratte da tue vecchie canzoni, non lanciate come singoli. Sì. Tu hai un massimo di 5 secondi per indovinare il titolo di questa canzone. Va bene. Che comunque va bene. È roba tua, per cui. Ok, facile, no? Sarà. Facilissimo. Allora, via. Spaventa e commuove. Spaventa e commuove, se potessi. Brava. Che puntualmente ti fa andare via. Puntualmente, questo bellissimo gioco. Bravissimo. Oh, ma lo sai che, cioè, comunque non è così. Infatti. Vai. Colori e paesaggi splendidi. Colori e paesaggi splendidi, tutta l'altra gente. Bravissima. Mi affaccio verso il mondo senza te. Mi affaccio verso il mondo senza te, è meraviglioso Dio. Le sai tutte? Fantastico! Mi rendo insopportabile agli occhi di chi pensa sempre male. Tutto sommato. Bravissima. Sui vetri si frantumano? Questa è Un bacio prima di morire. Ok. Ultima. Sei un'idea impossibile. Oddio, sei un'idea impossibile... Tempo scaduto. Un'idea impossibile? Cos'era? Non so ballare. Vabbè, ma il tempo è un po' poco, eh. Beh, quello è il bello. Poi è beccato proprio. È quello il bello. Va bene, Sanremo Quiz, lo stiamo facendo a tutti, una domandina proprio sulla storia del festival. In che anno il festival si tende per la prima volta all'Ariston? Oddio, io... 69, 77, 80. Mi stanno suggerendo un po', cioè purtroppo non riesco a mentire. Vabbè, 70, diciamo domanda non validata. 70, 69, 77, 80, ma la cosa carina 77, è che non lo so nemmeno io, perché 68, non mi sono segnato la risposta. 69, ho detto un Vabbè, numero auguri, che manco c'era. Auguri, allora aspetta un attimo. Altra parte del gioco, ti faccio vedere un'opera d'arte, facciamola vedere anche qua. Ci devi dire come si chiama. È facilissimo, cioè, magari non l'hai mai vista, però ci puoi arrivare facilmente. Cosa sta succedendo qui? Mi devi aiutare, perché non riesco bene a... Allora, c'entra con il tuo Sanremo. E qua ti ho detto tutto. C'è qualcosa di universale, sicuramente il diluvio universale. Esatto. Ah, è questo? Esatto, questo è il diluvio universale di Michelangelo. Fantastico, ti la ringrazio Cappella Sistina. Se lo vuoi tienilo. Lo tengo, perché sicuramente penso che mi porterà fortuna. Va bene, speriamo. Il tuo album, velocemente? Grazie. Il mio album, Se avessi un cuore... si chiama, ed è un album che uscirà il 15 aprile, è scritto tutto da me, quindi tanta gioia. Poi ti faremo gli indovinelli sui testi ancora. Esatto, è un album eterogeneo, ci saranno canzoni scritte molto recentemente, ce ne saranno invece altre che avevo tenuto un po' lì nel cassetto e le ho tirate fuori al momento giusto. E il filo conduttore di tutto, che poi dà centralità e rende tutto omogeneo, è la scrittura, perché comunque
è un disco che ha un aspetto decisamente più cantautorale rispetto agli altri. Diciamo che la massima espressione di cantautorale è il Diluvio Universale, e da lì poi a scendere. Ci sono poi cose invece un po' meno, ma la cosa fondamentale è questa, la scrittura. Il tutto vestito in modo moderno, molto moderno. Quindi dal punto di vista delle sonorità e della produzione sarà un disco molto moderno. Perfetto, noi non vediamo l'ora di ascoltare.